A Bozinghera ci sono tre liste in competizione. Ecco, ci può dire perché un cittadino bordigotto deve votare la lista Insieme? Sì, è una domanda che mi permette di dire una cosa molto chiara. A Bordighera ci sono tre liste, due liste afferenti fondamentalmente al centrodestra, quella del sindaco Ingenito e quella dell'ex vice sindaco Bassi, sono le liste che hanno governato Bordighera gli ultimi 10 anni. Noi siamo l'unica lista che è riferita a un'area progressista e che non ha governato gli ultimi 10 anni. Quindi i cittadini che vogliono cambiare non hanno altra scelta che votare per la nostra lista. Io ho voluto fare questa lista appositamente per dare possibilità ai cittadini di Bordighera di avere una scelta alternativa rispetto a chi ha governato, come dico, gli ultimi 10 anni a Bordighera. Cosa deve cambiare a Bordighera? Allora, a Bordighera non si può dire che non sia stata fatta negli ultimi 10 anni una discreta ordinaria amministrazione, però sono completamente irrisolti tutti i problemi grossi e li elenco velocemente. L'ospedale, dicono che è firmato un contratto, però il contratto è un pezzo di carta per ora che non lascia nessuna sicurezza, è tutto da fare, chissà quando comincerà, mancano più di 100 unità di lavoro, il nostro distretto sanitario è ridotto ai minimi termini, è uno dei quelli malmessi in Liguria, dei peggio malmessi in Liguria. Le liste d'attesa, i medici che mancano, i servizi territoriali di psichiatria, consultori, questo la sanità. La rotonda è nel mezzo di una vertenza giudiziaria che ci costerà milioni di euro probabilmente. La passeggiata a mare vede un progetto che non piace a moltissimi a Bordighera, con tutto il rispetto dei progettisti, che a me personalmente non convince per niente, che noi vogliamo cambiare. Il Palazzo del Parco doveva essere fatto dalla società che ha fatto l'ANCS con gli oneri di urbanizzazione, invece sono stati monetizzati col nostro voto contrario gli oneri di urbanizzazione, ma adesso non bastano per fare i lavori e il Palazzo del Parco sta cadendo a pezzi. Il Campo Zaccari, intitolato a un nostro glorioso sindaco, il Comune di Bordighera se n'è interessato pochissimo, la Regione continua a promettere fondi, i fondi non arrivano e quindi il Campo Zaccari sta decadendo. E poi così via dicendo, il campo di calcio alle due strade ha dei problemi col piano di bacino non indifferenti, gli argini, le zone rosse e le zone gialle che bisognerà approfondire. I parcheggi, non è stato realizzato un solo parcheggio in centro di Bordighera di quelli interrati di cui si parla e si fantastica da tanti anni. Insomma, le grandi opere a Bordighera non sono state in nessun modo affrontate. Per quello che riguarda la spazzatura, l'igiene pubblica della città, lei cosa pensa? Allora, per quello che riguarda l'igiene pubblica della città bisogna dare merito alle amministrazioni precedenti, sia quella di Pallanca Bassi sia quella di Ingenito, di aver portato la differenziata a uno dei livelli più alti che esistano in provincia di Imperia e forse anche in Liguria, che siamo all'80%. Però, diciamo, per quello che è il decoro, l'igiene, eccetera, certe aree di Bordighera sono senz'altro trascurate, specialmente le periferie. La zona di verso Borghetto e verso via Pasteur. La zona Borghetto via Pasteur, ma anche altre. Adesso in campagna elettorale stanno partendo, adesso lavoreranno persino la Romana, diciamo che quindi ci sono delle trascuratezze. Inoltre c'è un grosso problema di odori non graditi, di depuratore che va definitivamente messo a posto, insomma ci sono dei lavori da fare. Va bene, ringraziamo il dottor Trucchi e un in bocca al lupo. Grazie a te.